Allora, siamo qui con il dottor Antonio Giulianella, assessore al bilancio e ai tributi al commercio del Comune di Pescino. Rendiconto di gestione anno 2012. Come è stata chiusa la gestione alla luce dei dati operati dal governo centrale, diciamo dallo Stato? E qual è stato l'impatto che ha avuto sulla comunità pescinese? La situazione che viviamo in questo momento storico, alla luce insomma della crisi che attraversa tutta la nazione, è una situazione di difficoltà che oggettivamente si ripercuote anche all'interno delle pubbliche amministrazioni e soprattutto nei piccoli comuni, negli enti locali che vivono principalmente di finanza derivata, cioè quei trasferimenti che lo Stato attribuisce agli enti locali anno per anno. Questi trasferimenti sono stati sempre più ridotti al minimo, tagliati continuamente, ovviamente per ridurre la spesa pubblica complessiva della nazione, ma questo impatta fortemente e negativamente sui servizi che gli enti locali possono in qualche modo erogare ai cittadini. A questo si aggiunge la volontà del legislatore nazionale di fare in modo che gli enti locali debbano reggersi con le entrate proprie, e le uniche entrate proprie che hanno le pubbliche amministrazioni sono quelle che riscuotono attraverso la pressione fiscale, che in questo momento si è innalzata notevolmente. La legge istitutiva che in qualche modo sostanzialmente disciplina tutta l'attività degli enti locali è rappresentata dal decreto legislativo 267 del 2000, un decreto che nel corso di questi ultimissimi anni, 2011, 2012, 2013, ha subito notevoli modifiche. Le ultime sono state quelle relative al decreto legge 173 e 174, che sostanzialmente hanno rivisto e rivisitato il testo unico delle autonomie, attribuendo agli amministratori, ai responsabili di servizio, ai segretari comunali, ai revisori dei conti, attribuendo loro delle ulteriori considerazioni e ulteriori adempimenti che in questo momento non fanno altro che paralizzare e cessare l'attività politico-amministrativa, e nello stesso tempo questa attività politica-amministrativa si riversa negativamente poi sulla comunità. Nonostante tutto questo periodo di difficoltà, di danni, di ristrettezze, di incertezze economiche, di confusione normativa, abbiamo attuato nell'anno 2012 una politica di non continuare a tartassare i nostri cittadini di imposte e di tributi, e quindi non abbiamo ritenuto opportuno, per una politica di sostegno e di aiuto alle famiglie, aumentare tributi, tariffe, insomma quelle entrate tributarie dell'ente che in qualche modo vengono pagate dalla comunità. Siamo riusciti a fare questo tipo di intervento cercando di contenere i costi della spesa pubblica, ma non tagliando la spesa pubblica sui servizi, ma eliminando semplicemente gli sprechi. Sprechi che all'interno delle pubbliche amministrazioni ovviamente sono considerevoli. Abbiamo rivisto le utenze, abbiamo in qualche modo rivisto i contratti per le concessioni. Ci siamo anche, perché credo che il buon esempio debba partire prima dagli amministratori, ridotti la nostra indennità con una prima delibera di giunta, appena dopo ci siamo insediati, del 30%. Questa riduzione ha comportato un risparmio di circa 13-14 mila euro sulla parte corrente del nostro bilancio, e queste somme poi le abbiamo destinate, le abbiamo quindi rigirate alla comunità attraverso dei bandi per borse civiche e attraverso dei sussidi alle famiglie disagiate. Il nostro rendiconto sostanzialmente ha chiuso con una situazione, diciamo, di sano equilibrio gestionale, con un avanzo di amministrazione di circa 669 mila euro, pari al doppio del risultato che è stato avuto nell'anno 2011 e al triplo del risultato di gestione avuto nell'anno 2010. Questo ci consentirà di utilizzare l'avanzo di amministrazione nella parte investimenti, quindi poterlo utilizzare nella parte di opere pubbliche, ovviamente se lo Stato ci darà questa possibilità. Dico questo perché dal 1 gennaio 2013 sugli enti locali si applicheranno, sugli enti locali di modeste dimensioni come il nostro, quindi per i comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, si applicheranno le nuove disposizioni previste per il patto di stabilità.
una sorta di alchimia contabile alla quale dobbiamo far necessariamente riferimento, per dovere ovviamente imposto dalla norma, che in qualche modo potrebbe non garantire il pagamento degli investimenti. La media del patto di stabilità, che andrà calcolata sul triennio della spesa 2007-2009, attraverso una formula che dà un risultato: se quel risultato è al di sotto del limite stabilito del legislatore, significa che in conto investimenti, quindi in conto opere pubbliche, non possiamo pagare poi, nonostante abbiamo i soldi, non possiamo pagare poi le ditte e coloro che saranno aggiudicatori delle aste pubbliche. Questo ovviamente incide in maniera negativa sul territorio, incide in maniera negativa sugli investimenti. Perché? Perché la popolazione, ovviamente, in un paese martoriato ormai, ma questo in tutta la nazione, da infrastrutture carenti, martoriato da ultimi disastri che magari si sono verificati, parlo del terremoto della provincia dell'Aquila, l'emergenza neve avuta l'anno scorso, abbiamo delle strade sicuramente da riqualificare, da sistemare, da mantenere, abbiamo qualche opera sicuramente che è fondamentale per la nostra attività politico-amministrativa, per fare in modo che questo paese torni ad essere un po' il cuore della Marsica orientale, e questo ovviamente in qualche modo ci inibisce non dandoci la possibilità di poter investire poi su quelle che saranno queste opere pubbliche. Auspichiamo quindi una bontà del legislatore che in qualche modo tenga conto anche attraverso le lamentele che dovrebbero fare le associazioni dei comuni italiani, mi riferisco all'ANCI, all'UNCEM e a tutti coloro che sono un po' gli operatori del settore. Il nostro rendiconto contiene all'interno, insomma, io ho fatto una presentazione di tutta quella che è stata l'attività amministrativa in termini di entrate e di spesa, di circa 90 slide che abbiamo proiettato ieri in una sala consigliare dove c'è stata la partecipazione considerevole dei nostri cittadini. Contiene un po' tutta una rivisitazione delle entrate, delle spese e anche soprattutto dell'indebitamento. L'indebitamento complessivo del nostro comune, che dal 2009 al 2010 era abbastanza considerevole, circa 3 milioni di euro, è stato riportato a oggi a 2 milioni di euro. Non abbiamo contratto mutui né nel 2011, tantomeno nel 2012, non pensiamo di contrarre mutui nell'anno 2013, nonostante rispettiamo comunque la capacità di indebitamento. È una nostra volontà, è assolutamente una priorità che ci siamo dati. Credo che il primo guadagno sia il risparmio in una pubblica amministrazione, risparmio che non deve impattare ovviamente sulla gente per i servizi, perché paradossalmente, insomma, con questo continuo proliferare di incertezze normative e di tagli, forse un giorno le pubbliche amministrazioni si troveranno pure a spegnere l'illuminazione pubblica o a non poter più garantire magari i servizi di trasporto scolastico o del servizio nettezza urbana. La nostra politica, dicevo, quindi di sostegno alle famiglie è una politica di vicinanza, soprattutto in questa situazione, in questo momento di difficoltà nazionale. Abbiamo ridotto i ticket della mensa scolastica ai bambini, perché riteniamo, insomma, che il primo sussidio deve essere in qualche modo erogato alle famiglie. Ticket della mensa scolastica che ovviamente consentiranno alle famiglie di avere nel corso dell'anno scolastico un notevole risparmio. Abbiamo fatto dei bandi per la distribuzione dei libri di testo, tenendo conto ovviamente dei valori di riferimento della situazione ISE. Insomma, non abbiamo in qualche modo cercato di aumentare le entrate attraverso una pressione fiscale maggiore. Non abbiamo messo quindi in mano le mani in tasca ai cittadini e attraverso anche un contenimento dei tributi, un contenimento dell'imposta municipale unica, dell'imposta municipale propria,
chiamiamola come vogliamo, perché il legislatore magari la chiama in tutti e due i modi. Non abbiamo previsto, quindi, dicevo, aumenti per quanto riguarda le aliquote dell'IMU, siamo al di sotto della media provinciale. Abbiamo lasciato le aliquote ordinarie, 4 per 1000 prima abitazione, 7,60 per tutto quello che è oltre prima abitazione, prevedendo anche delle riduzioni, degli sgravi per alcune tipologie di contribuenti. Mi riferisco per esempio agli anziani che stanno collocati in case di riposo e quindi hanno l'abitazione che è completamente vuota e non è giusto che i familiari debbano pagarci l'aliquota maggiorata del 7,60, quindi l'abbiamo considerata al 4 per 1000. Abbiamo ridotto dal 7,60 al 4 per 1000 l'aliquota IMU sulle cooperative edilizie a proprietà divisa e indivisa, in quanto per un socio di una cooperativa edilizia il requisito fondamentale è quello di non possedere altro immobile idoneo ad abitazione nel comune di riferimento, pertanto ci appariva da parte dello Stato un tributo che non era equo sulla comunità per prima abitazione. Questo perché? Perché il 50% dell'IMU sulle abitazioni secondarie deve essere incassato dallo Stato e quindi il 380% del tributo è stato incassato dallo Stato e sostanzialmente, se pensiamo che in Italia è pieno di alloggi di edilizia economico popolare, quindi significa che lo Stato si è comunque riservato un buon introito. Riteniamo quindi che la politica che deve essere svolta dalle pubbliche amministrazioni e anche dal governo centrale non deve essere più una politica di maggiorazione di tributi, imposte, del costo del lavoro che sta soffocando il Paese. Deve essere necessariamente una politica di riduzione della spesa pubblica, ma di riduzione della spesa pubblica, ripeto, laddove stanno gli sprechi. Partendo da un esempio che debbono dare gli amministratori, perché sono primi loro che debbono in qualche modo dimostrare alla gente e alla comunità, al cittadino, al contribuente, che stanno facendo i propri sacrifici. Quindi il sacrificio dell'amministratore nello stesso tempo può essere un esempio per il cittadino che in qualche modo deve sacrificarsi per il bene della comunità.